fille, c'est chic, oh la belle vie. Siamo pronti per questa 64esima edizione del Carnevale Ponte Corvese. Tantissima gente sta arrivando qui alle mie spalle per assistere alla sfilata di questi carri allegorici, quest'anno in un nuovo format insieme a Saverio ed Aurora in questa cittadella del Carnevale, dove sfileranno e avremo sicuramente il modo di vedere tutte le bellezze di questi carri allegorici realizzati da veri maestri. La bella vita con una stella lassù che brilla. È una farfalla che si è posata. Nando Cerro, uno dei veterani del Carnevale Ponte Corvese, con questo Pirata dei Caraibi, come inizia proprio il lavoro? Allora Roberto, la realizzazione del carro è abbastanza complessa. Viene realizzato prima anticipatamente con una funzionalità di meccanica con strutture in ferro e poi subito dopo vengono comunque realizzati i modelli in argilla per poter poi fare delle forme per poter ricavare poi sia la cartapesta sia la vetroresina. Maggiormente questo carro è stato realizzato con tecniche miste che predomina un po' il discorso sia della cartapesta che della vetroresina, perché ci sono delle particolarità come i nostri teschi che abbiamo dei pirati che sono abbastanza complessi e neanche nella realizzazione per poter portare il massimo risultato efficiente di un buon passaggio anche di un sistema coloristico. Ci vuole anche una certa esperienza per modellare il ferro poi per metterci questa cartapesta su, no? Sì, abbastanza l'esperienza, perché è una struttura meccanica per cui porta una macchina complessa e questa macchina deve essere comunque realizzata da marchingegni sia di motorini elettrici e sia di pistoni idraulici, cioè funzionalità idraulica, per poi dare vita a quello che sono i modelli sia della struttura del modello che si è voluto realizzare e per poter dare anche questo movimento bellissimo poi che il colore poi ha la sua funzionalità di completare tutto. Con l'istituzione di questa cittadella del Carnevale forse avete più possibilità di far vedere i vostri capolavori rispetto agli altri anni magari che venivano, eravate un po' più costretti a sfilare con carri più piccoli perché le strade erano molto strette. Sì, è una buona cosa perché si dà la possibilità di ottenere un massimo risultato nel carro, che è una cosa che poi col tempo, con queste situazioni un po' analoghe per le strade così strette, non si poteva ottenere questi risultati così grandi per i carri allegorici, capito? Potete sfruttare anche l'altezza adesso, perché vedo che sono abbastanza alti, circa 15-20 metri, no? Quando magari raggiungono la più grande altezza, no? Sì, adesso è molto più libera l'altezza perché abbiamo un buon parco per poter dare un ottimo risultato anche nelle aperture dei carri, quindi è buono. Sì. Vogliamo chiederti naturalmente come sei riuscito a fare una manifestazione del genere, questo carro molto molto bello e un po' le caratteristiche del lavoro che si è svolto. Le caratteristiche sono state diverse quest'anno perché abbiamo lavorato in sintonia tutti insieme, tutti noi carristi, insieme a un comitato. Abbiamo fatto questo carro contro il bullismo, perché sta diventando comunque una bella piaga. Per il resto, tutto come sempre, ci si mette la passione, l'impegno e niente. Auguro a tutti un buon carnevale e buon divertimento a tutti. Adesso con questa cittadella del Carnevale vi potete esprimere in una maniera più grande, anche perché i carri sono molto molto più grandi, avete più spazio a disposizione, no? Sì, questo è vero, anche perché comunque quest'anno abbiamo introdotto la coreografia dei carri, quindi verrà fatta una sorta di coreografia per ogni carro, con gruppi mascherati, con bella musica a tema del carro, quindi misure diverse, strutture diverse. Run away, here with me. Lost souls in every. Ma scusami, ma questo non serve per fare la spesa? Noi siamo presidente di Fantastic Art, mi presento intatto, associazione realizzazione carri di Ponte Corvo.
noi facciamo il meglio del carnevale di Pontecorvo. Ci siamo, quest'anno è l'anno della svolta, vogliamo darci un taglio, abbiamo dimostrato ciò che sappiamo fare. Questo è un piccolo carro che abbiamo realizzato. Un piccolo carro che ha realizzato il presidente di Fantastic Car, con i bambini che purtroppo a volte li prendi, a volte ce li hai. Però il carnevale è dei bambini, il carnevale è la festa dei bambini, la festa più pazza dell'anno e colorata. Venite a Pontecorvo, primo carnevale della Regione Lazio. E aggiungerei anche la cittadella del carnevale, questo nuovo format, no? È una cosa che abbiamo voluto da anni e quest'anno finalmente siamo riusciti ad averlo. Ovviamente abbiamo dei pro e dei contro, prendiamo solamente il buono, per un altro anno cercheremo di migliorare il resto. Allora, come presidente, un pronostico, chi vincerà? Allora guarda, i ragazzi sono stati veramente grandi, hanno dato il massimo, non posso esprimere il mio parere, io darei il primo premio a tutti. Vediamo chi sono queste ragazze gialle, andiamo alla ricerca della maschera più originale. Da chi vi siete mascherate? I Minions. Ah, allora mi dovete di sicuro rispondere ad una domanda, va bene? Che ha detto? Vabbè, ma c'avete comunque qualche occhio di troppo. I Minion ce n'hanno uno solo. Non ce l'abbiamo. Facciamo tutte così? Va bene. Ma la smetti di importunare le ragazze? Sono i Minion. Ciao, come ti chiami? Pierluigi, ma scommetto che tu hai a che fare con questo carro? Sì, perché me l'ha fatto mio zio. L'ha fatto tuo zio? Ma tu sarai un futuro carrista? Boh. Ti piace la carta pesta? Ti piace fare i carri? Sì. Ma sei stato giù nei capannoni a dare una mano a tuo zio? Sì. Quando ci sei stato? Io non ti ho visto mai. Un po' di volte. Senti, ma che cosa ti ha fatto fare? Ti ha fatto incollare un po' di carta o ti ha fatto anche fare qualcosa con il ferro? Mi ha fatto incollare, mi ha fatto pitturare, mi ha fatto mettere la colla e un po' di tutto. Sto vestito da birra, bottiglia di birra, vedi? E perché il rossetto? Birra è femminile. No, birra è femminile. Ah, perché vi siete baciati? Sì. Siete fidanzati? Sì. Chi sei tu? Io sono il marito suo e lui è la birra mia. Ragazzi, ma a parte gli scherzi, quanto ci avete messo per fare questi abiti? Poco. E l'idea chi è venuta? A me. Non avevo dubbi. Fatemi capire, ragazze, ma voi siete qua per ballare? Sì. Cosa dovete ballare? Quanti pezzi? Uno. Un pezzo. Ce lo fate vedere, ma proviamo la coreografia adesso, forza! Principessa? Sì. E dove hai trovato questo vestito? Non mi ricordo. Ma l'hai voluto tu? Sì. Cioè tu hai chiesto voglio vestirmi da principessa? Sì. E che principessa sei? Elsa. Elsa di Frozen? Sì. E tu quanti anni hai? 5 e mezzo. Ma ce l'hai un principe? No. E come lo vorresti? Non lo so. Ancora non ci pensiamo? Sì. Ah, ci stai pensando? Un po'. Senti, ma ti stai divertendo? Sì. Vuoi fare un saluto a casa? Chi vuoi salutare? Nessuno? Salutiamo tutti i telespettatori di Teleuniverso. Dici ciao a tutti. Ciao a tutti. Scusa, che cosa state facendo con questo? Una scenografia per il carro. In che cosa consiste? Consiste che queste ragazze ballano e noi le dobbiamo assistere con questo nero. Why I got you on my mind? You think you know something? Why I got you on my mind? You think you know something? Why I got you on my heart? Put it on the
la reginetta del carnevale di Pontecorvo, 64esima edizione. Sei felice di essere la reginetta di questo carnevale? Assolutamente sì, perché diciamo che essere la madrina di questo carnevale mi rende felice, perché è una tradizione che si porta appunto avanti da tantissimo tempo e spero che queste tradizioni non si perdino mai. Anche perché adesso avrai tanto da fare durante questa settimana di festeggiamenti di carnevale, no? Girare nelle scuole, magari andare anche a vedere altre situazioni, ad essere un po' il fulcro di questo carnevale. Sì, dovrò andare nelle scuole, stare con i bimbi ed è assolutamente un piacere. Una domanda che ti vorrei fare è proprio questa: come vedi questi carri di quest'anno? Perché sono veramente molto molto più grandi rispetto a quelli degli altri anni, no? Sono davvero maestosi, molto belli, curati come sempre nel minimo dettaglio, si vede comunque il legame con questa tradizione. Evviva il carnevale di Pontecorvo! Ma voi chi siete? Le renne di Pontecorvo. Ma è passato tanto tempo Natale, però. Non fa niente, perché noi da tanto tempo, circa 30 giorni. Però noi manteniamo alta la nostra tradizione da renne, quindi intervista a lui. Una renna col naso ferito praticamente. Sì, sono stato attaccato da un leone. E ti ha morsicato sul naso praticamente. Sì. Che cosa farete oggi a questo carnevale? A chi darete fastidio? A tutti quanti. In che senso? Anticipateci qualcosa. Speriamo sia un carnevale all'insegna del divertimento. Il carnevale alla fine è felicità per tutti. Mazza che parrucca, oh! Devo stare attento a mia figlia. No, è qui. Come mai questi occhiali così particolari? Ma sinceramente sono arrivato ieri dall'estero, perché lavorando all'estero e sono di Pontecorvo, ho pensato di arricchimolare un qualcosa che già avevo e ho trovato dei particolari. C'è anche mia moglie lì. è un bel costume, però, voglio dire, tutto hawaiano particolare. Sì, diciamo così, per divertirmi un po'. Il particolare però della barba poteva essere fatta, che dici? Ma perché? Che fa? Come donna barbuta è sempre piaciuta, quindi. Senti, che ne pensi di questa cittadella del carnevale? È meraviglioso, erano tanti anni che il carnevale di Pontecorvo sembrava finito e speriamo che questo sia un buon inizio. Beh, c'è una bella ripresa, voglio dire, anche perché adesso è tutto concentrato qui in questo, diciamo, al centro commerciale, la gente può fermarsi e vedere tranquillamente i carri, no? Sì, assolutamente, perché diciamo, non voglio paragonarlo al carnevale di Viareggio, Venezia, che è tutto concentrato in un'area. Però se potrebbe essere un buon inizio, magari, per tutti gli anni sarebbe così. Beh, non so se sei d'accordo con me, ma penso che questo sia quello, diciamo, il carnevale più importante del Lazio, no? Ma lo era già da prima, negli anni aveva perso un po', ma adesso speriamo di riprenderci il primo posto. Guarda Aurora, baffetto, capello, guarda che travestimento da moschettiere. Ma lei è d'Artagnan? No, sono il padre di Danilo, no. Sì, ok, padre di Danilo, tuo cognato. Comunque, perché non si è vestito? Io, no. Ma prima mi piaceva sempre portare i cavi, adesso 20 anni l'ho portato. Però gliel'hanno detto che somiglia a D'Artagnan. Sì, me l'hanno detto, Per noi lei è D'Artagnan. L'anno prossimo. Ok, ciao D'Artagnan, saluta i moschettieri. Allora, parliamo di questa famiglia strana, molto strana. Allora, siete un miscuglio, innanzitutto. Lei è un ciclista? Suppongo di sì. Perché si è vestito da ciclista? Perché era l'abbigliamento che avevo portato di mano. Perché lei va in bici? Esatto. Ah, è stato originale. Natura. Ah, si è proprio sforzato. Esatto. Ok, lei è vestita da? Biancaneve. Biancaneve, che è la figlia del ciclista. Tu sei? Una da moschettiera. Ok, Biancaneve aveva una sorella che era una moschettiera. E poi c'è anche un altro fratellino che è vestito da? Da guerriero ninja. Ah, è un ninja. Allora ci chiediamo, ma la mamma che cos'è? Una spagnola. Sì, un po' più su, bravo, ecco.
ti sta aprendo. Sì, anche l'altro. Aspetti di comandare, sì. Ma tu che c'entri? Che c'entri? Andiamo, per favore. Ma l'hai fatto tu il caso? No, però stavo dicendo come si poteva fare meglio per migliorare, capisci? Questi ragazzi veramente sudano notte e giorno per realizzare queste cose. Ma si non vede. Come a noi. Il solito carnevale continua. Collega Barbara Mulicone, presentatrice di questa 64esima edizione del Carnevale di Pontecorvo. Un'emozione, ma soprattutto anche un qualcosa di molto particolare, di molto bello. Beh sì, anche perché quest'anno è l'anno zero del Carnevale, cioè una nuova formula per rilanciare il Carnevale Pontecorvese. Si parte con un nuovo percorso per i carri allegorici e poi c'è il villaggio del Carnevale, ma soprattutto per organizzare questa 64esima edizione c'è stata la collaborazione di tante persone, oltre al comitato politico, al comitato tecnico, anche l'aiuto di ben 50 volontari tra i cittadini più attivi. Ognuno ha portato la sua idea, ognuno ha dato il proprio apporto ed eccoci qua all'anno zero del Carnevale, quindi speriamo che Pontecorvo possa ripartire anche dal Carnevale. Senti Barbara, con l'istituzione della cittadella del Carnevale, voglio dire, anche i carristi hanno avuto modo di lavorare in un'altra maniera, perché si sono potuti esprimere in un altro modo, voglio dire, anche con carri molto molto più grandi, con movimenti molto più particolari, no? Ci sarà sicuramente tante cose belle da vedere. Io ho parlato con i carristi e sono tutti molto entusiasti per questa nuova possibilità che gli è stata offerta, quella di non solo assaggiare un nuovo percorso, ma anche cimentarsi con nuove dimensioni per i carri allegorici. Loro sono entusiasti, hanno potuto dimostrare quanto sono bravi, sono dei veri artisti. Allora DJ Crash, Carnevale 64esima edizione, che cosa ci fai ascoltare oggi di particolare, no? Questa samba un po', per far ballare queste migliaia di persone che stanno per arrivare. Come ogni anno, come sapete, il Carnevale Pontecorvese è splendido, ecco. Io, DJ Crash, in persona con il mio vocalist Antonio Aceti, vi faremo ballare ed ascoltare un sacco di cose, bellissima musica, eccetera. Cosa ti aspetti in particolare? Il pienone. Perché ogni anno si manifestano tipo 20.000 persone, quest'anno penso che vorrei che ci fossero il doppio, capito? 40-50.000. Senti, cosa hai nel cassetto di particolare per far ballare quando arriverà quel momento clou? Il pezzo che farà veramente spaccare. Il pezzo che farà veramente spaccare da parte di DJ Crash, ovviamente, siccome siamo in ciociaria Pontecorvo, secondo me meglio di una tarantella non ci sta niente. Come il cinema condiziona i ragazzi, ovviamente anche le maschere del carnevale 2016, 2015, 2014. Tu sei? Katniss di Hunger Games. La metà delle persone a casa non sanno manco chi è. No, ma i giovani sì, vero? Sì, è la protagonista di Hunger Games, di tutta la saga di Hunger Games. Guardate come sono aggiornati questi ragazzi, come i loro genitori, che si fa da pagliaccio. La fatidica è sempre bella maschera. Ma il livello, cioè proprio il livello della ricercatezza è imparagonabile. Ma... Sempre, vabbè. Ecco qua, e questo da dove esce? Da nulla. Allora, dove andate di corsa? Andiamo a ballare. Ma non andate in convento? No, è presto ancora. Una pausa anche. Ma non siete di clausura, no? No. Io ho saputo che siete scappati praticamente dal convento, è vero? Le suore un po' particolari, ecco. Si vede. Watch the sunset, hold it from a... Devo parlare con il sindaco io però a questo punto. Deve essere un onore per l'amministrazione. Un carnevale ben riuscito sembra, voglio dire. Secondo me è il format che deve essere intrapreso in questo momento, perché abbiamo problemi relativi alla viabilità nel paese, ma soprattutto per un fattore di crescita della manifestazione ci è sembrato più giusto dare possibilità ai carristi di svolgere al meglio il loro lavoro e di dare sfogo al loro estro e alla loro creatività.
e i carri di quest'anno ne sono la prova. Per questo noi abbiamo provato, stiamo facendo un tentativo di rivoluzionare il carnevale e sembra che le premesse siano ottime. Beh, sicuramente con questo percorso non molto lungo, però è adatto per questo tipo di manifestazione che state facendo, ma soprattutto anche per i carri, come tu hai detto, questi hanno bisogno di spazio, sia in larghezza che in altezza. Ma oltre ai carri e allo spazio che necessitano i carri per sfilare, come precedentemente detto, e per dare anche sfogo alla creatività dei carristi, questo è un carnevale più anche a misura di famiglia, perché come potete vedere c'è tutto e di più anche per i bambini, per le famiglie, chi vuole mangiare mangia, chi vuole bere beve, chi vuole ballare balla, c'è il centro commerciale che permette anche di avere un punto di ritrovo interno, la terza struttura, i servizi ci sono tutti e sembrano che siano tutti funzionali a questo progetto. Ci aspettiamo tanta gente, ci aspettiamo la folla, ci siamo impegnati tanto, è il primo anno, è stato fatto anche qualche errore, miglioreremo nel corso del tempo. Bravissimo, da dove vieni? Pescara. Pescara, ma sei qui per lavorare oppure per... Siamo parte di un gruppo che facciamo musica balcanica, chiamiamo Balkan Bistro. Facciamo un po' di pubblicità a questo gruppo allora. Grazie, ci potete seguire su Facebook, Balkan Bistro, e abbiamo vinto il primo premio al festival di Ferrara, Baskers Festival, come migliori artisti di strada. Quindi quest'estate ci potete venire a trovare su a Ferrara dal 20 al 30 agosto. Ciao, da che cosa sei vestita? Elsa. Bravissima, sei bellissima. E tu da che cosa sei vestito? Da Doraemon. Ti piacciono questi carri? Sì, sì. Allora ti divertirai tantissimo oggi. E non hai schiuma però, dove ce l'hai? Non ce l'ho. Sono coriandoli? Sì. Sono i Minion e io so che si chiamano Gino e Francesco. Io Gino. Tu sei Gino? Tu chi sei? Francesco. Vediamo se si sente. Dillo. Francesco. E sei? Minion. Carnevale di Ponte Corvo. Anche degli indiani al carnevale di Ponte Corvo. Come mai questo vestito? Così, scuro di pelle, gli indiani, tutta una famiglia. Che cosa vi sembra questo carnevale con questo nuovo format? Infatti sembra una bella cosa. Ora vediamo com'è il proseguire. Siete rimasti un po' sorpresi anche dai carri, dalla bellezza di questi carri, no? Sì.
questo che stiamo vedendo è il primo carro in gara. Intanto abbiamo anche un fotografo, Gianni Mirante, fotografo ufficiale forse, no? Ci sono anche altri fotografi, comunque sto in mezzo alla balia di tutti, comunque questo è così, mi diverto e faccio del mio meglio. Beh, ci sarà tanto da fotografare. Sicuramente tantissimo, tantissime situazioni in cui mi immergo a capofitto. Intanto Roberto, se vogliamo inquadrare in un primo piano questo primo carro che è in gara, naturalmente Maleficus, un carro, se lo vediamo in questo momento, naturalmente curato nei minimi particolari, nei colori, nei movimenti, ma soprattutto nella questa grande altezza dove possiamo vedere questi movimenti particolari che vengono effettuati dai carristi. Maleficus. Girl, I'm not with you. E dopo il primo carro in concorso Maleficus abbiamo un altro carro fuori concorso, lo stiamo vedendo in questo momento alle mie spalle, vedete come è gigante, veramente tantissima altezza per questi carri che possono sfruttare anche questa volta il discorso dell'ampiezza della strada ma anche il discorso dell'altezza. Sapere, no? Ma da quanti in qua hai una sorella, una suora, veste griffata? Una suora moderna. Eh beh, certo, vabbè, ma mi pare brutto però la firma di lusso. I tempi sono cambiati. Si guadagna di più, adesso le sorelle sono... E quindi ci adattiamo, no? E da quanti in qua hai una suora... esce con una topina, cioè fammi capire. Da sempre, l'hanno sempre fatto le suore, ma hanno sempre nascosto. E ora stiamo diventando scandalosi. Carnevale 2016, cosa rappresenta per voi il carnevale? Lo stato d'animo. Presumo questa sia una presa. Sì, esatto. Diciamo che il vestito è abbastanza semplice, siamo semplicemente vestiti da maschio e da femmina. Cioè perché? Perché io faccio il maschio e lui fa la femmina, no? Ah, questa è la presa, ma vedete anche i buchi, vedete cosa succede qui al Carnevale Ponte Corvese, siete di Ponte Corvo? Sì, Ponte Corvo. Come vi chiamate? Emanuele. Remigio. A chi è venuta l'idea? A un po' tutti in realtà, poi grazie alla tradizione che c'è qui a Ponte Corvo siamo riusciti ad incartare, quindi rendere un po' l'idea, sì. Ci siamo riusciti a organizzare e fare questo costume, insomma. Ok, riattaccatevi, vai, riattaccatevi. Sindaco, iniziamo a parlare di questa cittadella del carnevale, riuscitissima visto l'affluenza di pubblico che c'è in questo momento. Ne ero certo e ne eravamo certi, Roberto, perché questa manifestazione organizzata in questo modo, dove la sicurezza, la viabilità, la fabbra padrone, il fatto di aver concentrato in un villaggio del carnevale tutte le attività e non essendoci limitati a una manifestazione carristica e carnevalesca, ma con una serie di eventi che sono iniziati venerdì con il successo del concerto degli MBL e che proseguirà per
tutta la settimana fino al martedì grasso con il veglione in maschera, sono certo e ne eravamo certi del successo della manifestazione. Ecco, anche perché i carristi stessi si sono espressi in una maniera molto molto positiva, nel senso che hanno potuto lavorare anche grazie ai capannoni che sono stati costruiti, ma soprattutto hanno fatto questi carri in una maniera un po' più particolare, più larghi, più alti, insomma l'inventiva è arrivata ad un certo livello, no? I capannoni hanno dato sicuramente il loro aiuto, ma la creatività, l'arte di questi ragazzi è sempre stata nota, ma da quest'anno e negli anni a venire noi creeremo delle opere d'arte maestose, fatte di dimensioni enormi, di dimensioni creative enormi e di movimenti spettacolari. Grazie, il mio ringraziamento particolare a tutti quelli che hanno lavorato a questa manifestazione, ma in particolar modo va a loro, ai carristi pontecorvesi, i veri maestri e i veri artisti che creano una manifestazione eccellente. Allora sindaco, come mai questo vestito di Giulio Cesare? Ma guarda, Giulio Cesare, perché questo abito particolare l'ha indossato mio figlio 3 anni fa quando con il liceo scientifico di Pontecorvo vinsero un progetto e si recarono a Cipro a presentare il carnevale pontecorvese. Mio figlio indossava questo vestito, quindi è già una rappresentazione di orgoglio della manifestazione e ho voluto indossarlo anch'io. Sindaco, allora torniamo a questa manifestazione che non durerà soltanto oggi ma sarà prolungata fino al 9 di febbraio, praticamente dopo quando si concluderà il carnevale pontecorvese. 64esima edizione, sono tantissimi anni. Io forse ho detto in varie situazioni che questo è il carnevale più importante del Lazio. Sicuramente è il più importante carnevale del Lazio e noi vogliamo che si equipari quasi al carnevale di Viareggio. Non siamo inferiori a Cento, non siamo inferiori a Putignano, non siamo inferiori a Ronciglione. Sono certo che con la costituzione della cittadella del carnevale noi potremo rendere questa manifestazione ancora più ampia oltre i confini regionali. Oltre alla cittadella del carnevale, per rendere questo carnevale più importante, più bello, più festoso, più colorato, cosa si deve fare? Naturalmente. Dobbiamo solo far sì che i carristi abbiano degli eredi all'altezza, dobbiamo ampliare il consenso di numerico e personale dei giovani, dobbiamo insegnare ai giovanissimi, così come insegniamo l'educazione, la scuola, le materie, le passioni sportive, dobbiamo insegnare l'arte della cartapesta. Questo significa, sindaco, che già il 10 di febbraio si deve riniziare per l'edizione successiva. Bravissimo, da questa manifestazione io traccerò un bilancio e sono certo che riusciremo a creare quella fondazione che è sempre stato la punta, il fiore all'occhiello, il progetto importante, e dal 10 febbraio dovremo sicuramente lavorare per la 65esima edizione del Carnevale Pontecorvese nel 2017. Prima nel saluto al pubblico praticamente hai ringraziato un po' tutta la tua amministrazione, però io mi vorrei permetterti di ricordare, di ringraziare anche un'altra persona che sicuramente ha fatto tantissimo per questo carnevale, il vice sindaco Moira. Guarda, io la definisco sempre una piccola grande donna perché è piena di idee, di motivazioni, di passioni, e nonostante lei divide la sua settimana tra Roma e Pontecorvo, in quei giorni in cui è presente dà il massimo e ottiene questo, così come abbiamo ottenuto il risveglio dell'estate pontecorvese grazie a Moira, questa è opera sua, gliene rendo atto. E qua si gioca ad acchiappa il topo. Vieni Aurora, andiamo a prendere il topito. Sotto. Gira attorno. Il vestito praticamente sta a rappresentare i social network e diciamo quello, le applicazioni, poi vengono a usare questi social network. Guarda, cioè, uno che si deve inventare per cercare di uscire con la ragazza di oggi. Che dobbiamo dire, praticamente il Rattusare è diventato, diciamo, tramite social network diciamo una tradizione, oggigiorno si fa soltanto quello, ormai di persona non si rattusa più, soltanto tramite social network. E in tutto ciò, visto che lei ci sta, rattusiamo con lei. Loro sono, voi siete, come vi chiamate? Ce l'avete? No, chi parla? Lui? Ciao, come vi chiamate? Ah, ciao!
Salve a tutti, noi siamo la New Street Band. Siamo una street band, sarebbe una bandicina. Comizio, è la cosa più veloce, dai. Saverio, siamo qui per rallegrare il carnevale Pontecorvese, speriamo sia una festa ben riuscita e che il tempo dai ci aiuti. Dai il via! Possiamo? Dai! Allora abbiamo l'assessore Nando Carnevale senza maschera, ve lo facciamo vedere, gli diamo il tempo di rindossare la maschera e gli facciamo l'intervista. Vabbè. Forse assessore era meglio prima, senza questa. Allora, una bellissima manifestazione, anno zero praticamente, questa cittadella del carnevale, sembra tutto ben riuscito, no? Sembra che tutto stia funzionando per il meglio. Chiaramente ogni cosa è perfettibile e perfezionabile, vuol dire che faremo esperienza e tesoro di quest'anno zero e magari l'anno prossimo cercheremo di migliorare ancora di più l'offerta sia in termini di divertimenti che in tutto il resto, insomma. Quindi speriamo in questa, nella collaborazione di tutti i cittadini che devono sentirsi partecipi di questa manifestazione, attori principali, non semplici comparse. Quindi questo è l'appello che faccio a tutti i cittadini, di essere un fronte combatto, unito, per far sì che questa manifestazione diventi sempre più bella e sempre più interessante. Assessore, forse c'è stato qualcuno che ha detto magari tutto al centro commerciale e non nella città, un po' delusi forse i commercianti, visto che tu sei assessore al bilancio. Ma no, purtroppo abbiamo dei seri problemi di viabilità a Pontecorvo, quindi per non mettere a rischio ulteriormente delle zone abbiamo fatto questa scelta. Però ripeto, l'anno prossimo magari con la sistemazione della frana e altre opere che abbiamo in mente di fare avremo sicuramente la possibilità di studiare percorsi diversi. Quindi ci auguriamo che, insomma, le critiche che siano, ma siano costruttive, che diamo una mano tutti a far risorgere questa città. Quello del bullismo lo possiamo vedere in questo mastodontico carro che sta sfilando quelle nostre spalle. Un nuovo mondo fatato, una nuova favola sta per cominciare. Con la nostra musica e con la vostra energia, questa notte tutto può accadere. Lasciatevi andare, vi lasciamo il tempo di chiudere gli occhi e di cominciare a sognare. Lasciate libere le vostre ali, lasciate libere le vostre menti, in modo che noi, insieme a voi, possiamo costruire questo nuovo evento. Siate i benvenuti in questa favola, siate i benvenuti in questa nuova magia.
carro in concorso sono i Pirati dei Caraibi, dove potete ammirare tutte le sfumature, ma soprattutto, come dicevo prima, per quanto riguarda l'altro carro, i carristi pontecorvesi hanno potuto sfruttare l'altezza ma anche la larghezza. Sono veramente molto molto grandi questi carri. Ecco il pirata dei Caraibi, sicuramente un tema importante anche con questo carro che abbiamo visto, che stiamo vedendo. Sì, io non faccio parte del carro. Sì, naturalmente, però ti sei vestito da pirata. Sì, 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 certo. Che ti sembrano questi carri di questo anno? Ma sinceramente, dai, è una cosa pure ben riuscita, perché meglio di niente, comunque Pontecorvo ogni tanto sa far valere quello che è. Sindaco, allora una manifestazione riuscitissima questa alla cittadella del Carnevale qui a Pontecorvo, diciamo anno zero. Siamo stati decisamente fortunati, il tempo ci ha assistito fino all'ultimo, temevamo il peggio, saremmo andati avanti in ogni caso nel rispetto di tutti i nostri concittadini che aspettavano con ansia la rinascita di questa manifestazione, dei maestri carristi che lavorano dal mese di settembre e di tutti i pontecorvesi. Si aspettava questo afflusso di pubblico? Devo essere sincera, sì. Allora adesso, come dicevamo prima con il sindaco, già dal 10 bisogna incominciare a lavorare per la prossima edizione, anche perché quello che stiamo vedendo quest'oggi sono delle opere d'arte. Sì, è vero, delle opere d'arte che meritino un'istituzione dedicata, che lavori tutto l'anno esclusivamente a questo. Noi abbiamo fatto un lavoro, devo dire, massacrante negli ultimi mesi. E da settembre non avevamo ancora concluso le manifestazioni dell'estate, abbiamo iniziato a lavorare al carnevale. Dal 10 febbraio la mia promessa ai pontecorvesi è di costituire una fondazione per il carnevale di Pontecorvo che lavori tutto l'anno per questo singolo evento. Ma tu che cosa sei? Principessa. E ti chiami? Maria Pia. Quindi sei la principessa Maria Pia? Da dove vieni? Da Melfi. Da Pontecorvo? Aurora, seguimi che ho visto un paio di corna. Vieni, vieni. Salve, dai, giratevi di qua. Oh! Siamo su un insolito carnevale. Allora, innanzitutto voglio sapere tu con chi eri fidanzata. Io? Col corvo? No, perché si è... T'ha trattato male. È andato male, che devo fare? Succede, succede. Ma con chi ti sei accoppiata oggi? Che cosa sei tu? Io Melita. Chi è Melita? Belle, un cartone della Disney. Capito, e tu che cosa sei? Elsa di Frozen. Senti, ma voi non avete le corna però? No, 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 no. Allora è andata bene. No, io niente fidanzato. Ma povera cornuta. Fai un saluto, fai un saluto alla TV. Sì. Brava. Ciao, tesoro. Da che cosa siete vestiti? Noi naturali, naturalisti, siamo naturalisti. Ah, ecco. Naturalisti. Ma perché siete venuti al Carnevale Pontecorvese? Perché il Carnevale Pontecorvese ci dà allegria. E poi c'è l'aria fresca, l'aria buona. E si mangia bene. Da dove venite? Da Napoli, provincia di Napoli. Da Napoli? Signora, lei si sta divertendo? Sì, moltissimo. Ha visto qualche maschera bella che le è piaciuta? Bella. È passato un signore con un carrozzino e due bambini
Sicilia, però non so che maschera fosse. Però da Pulcinella qui non si veste nessuno. L'anno prossimo ci veniamo noi da Pulcinella, va bene? L'anno prossimo vi aspetto tutti i vestiti da Pulcinella. Ci abitiamo ad Acerra, vicino a Acerra, quindi Acerra è il paese di Pulcinella. L'anno prossimo lo porteremo qua, va bene? Va benissimo, ci vediamo l'anno prossimo. L'anno prossimo, se il Signore ci dà la salute e la vita. Assolutamente sì, ciao, forza Napoli, forza Napoli. Tutti pronti? Eh sì. Ma vi imbarcate nel carro della nave? Abbiamo pure subito con Marro. Ah, ok, crociera? Sì, crociera. Ok. Ma che cosa sei tu nello specifico? Principessa medievale. Wow, e questo vestito l'hai fatto tu? No, me l'ha comprato mamma. Ma l'hai scelto tu? Sì. E come ti chiami? Maria Sole. Maria Sole, di dove sei? Di Pontecorvo. E allora facciamo un saluto a tutti i nostri telespettatori di Teleuniverso dal Carnevale Pontecorvese edizione numero 64. Un saluto da Maria Sole. Ciao a tutti, dillo. Ciao a tutti. Ma tu da cosa sei vestito? Da labbrinieri. Amore, vedi qua, lei non l'avevo vista. Facci vedere questa bamboletta a tutti quanti. Guardate che carina. Tu sei martedì? Mercoledì. Giovedì? Mercoledì. Senti, e dove l'hai messa la testolina di questa bamboletta? L'ho decapitata. Amore, che sei carina. Che bello. Me le decapiti una anche a me? Sì. Volete giocare con Mercoledì? Sì. Ma come ti chiami per davvero? Sara. Sara, ma tu le decapiti davvero le bambole? No. Ah, giusto, vero. Tu hai solo una marea di capricci e di rispetti. Sì. Io non mi fiderei comunque. Ma che belle gattine. Wow. Ma come vi chiamate? Minni. Come si chiama? Rina. Lei? Ieri è Letizia. Ma a chi è venuta l'idea di travestirvi da gatte? Così. Ma perché proprio da gatte? Perché ci piacciono i micetti. Sperando che troviamo anche un bel micione. E allora facciamo l'appello a tutti i micioni. Sì, guarda, siamo tre micetti e senza un bel micione ci manca. Fate un ultimo miau e vi lascio. Batman e Catwoman? Sì. Sì, ma siete fidanzati? Sì, sì. E come vi chiamate? Riccardo e Denise. Denise. Da quanto tempo siete fidanzati? Un anno. E vi sposate a Gotham City? Sì. Ma perché da Batman e Catwoman? Perché mi piaceva e quindi ho fatto sì anche lui così. Datevi un bacio. Scusi, ma lei che cos'è? Non si sa, festeggiamo il carnevale. Quindi lei ha trovato un po' di cose a casa? Sì, riciclando. Perché a carnevale, a Pontecorvo, bisogna vestirsi? Per forza, perché altrimenti non puoi fare il serio proprio quel giorno. Certo. È impossibile. Seri no, seri no. Lei ci è riuscito, bravo. Ciao. Da che ti sei mascherato? A cavolo, sinceramente non lo so. Ah. Infermiera pazza, dai su. Infermiera mostro. Mostro, bravo. Capito. Ah, ma sei amico della ragazza insignificante? Fidanzato. Ma non si è vestita da niente. Come ti chiami? Simone. È abbastanza insolito, va bene? Salve! Ma che cosa siete? Maschere venete. Due piccioni. Vero? No, come si chiama questa maschera? La maschera veneziana. Siete veneziane, vero? Piccoli. E voi che c'entrate? Io sono la Svelle! Lo diciamo che siete le mie vicine di casa? Sì. Lo possiamo dire? Però io abito alle Hawaii a questo punto. Sì. Come vi chiamate? Alessia. Giada.
strada. Perché avete scelto le hawaiane? Perché siamo, diciamo, ci stiamo bene. E tu perché hai scelto questo vestito? Che cosa è tua mamma? Perché mi piace. Ah, perché ti piace. Ma qual è il carro più bello? È il secondo. E qual è il secondo? È quello là che si... dopo di questo. Dopo di questo, ok. Stancando molto? Però è giusto così? Sì. Che cosa sei tu? Non ho capito. Da cosa sei vestito? Da pagliaccio. E tu hai fatto questo carro? Sì. Quanto ci hai voluto? Tre mesi e mezzo. E la fatica nel cosa sta soprattutto? Che facendo felici tutti i bambini è stato questo. Facendo divertirli tutto. Come ti chiami? Nazareno. Ciao Nazareno. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. Adesso io voglio sapere se avete rubato la tenda a nonno o a zia. A nonna. E se ne accorta. Io a zia. Voi siete veneziani, no? Voi siete? Sì. Bene, vi chiamate? Martina. Rinaldo. Salutate gli amici a casa. Ciao. Scusi, ma lei mi ruba il mestiere. Lei da cosa è vestito? Allora facciamo una cosa, sì. Facciamo con due microfoni. Allora facciamo così, io guardo lo speciale tuo e tu guardi lo speciale mio. Perfetto, perfetto. A me tutti i giorni dal 5 al 10 febbraio. A te? Allora noi abbiamo uno speciale nel telegiornale e poi venerdì sera dalle 21:15 circa un'ora e 30 di carnevale. Tutto l'universo, guardate Sardelli e guardate Aurora e Saverio. Da cosa siete vestite? Da cosa siete vestite? Da caramella. Caramelle. Che cosa siete? Evidenziatori. I? Evidenziatori. Ah, ma chi è venuta l'idea? Non ho capito. L'idea chi è venuta? A lei. Ma come ti passa per la testa l'evidenziatore? Era più semplice da realizzare comunque. Era simpatico. Evidenziamo dalla massa. Ecco. Evidenziatevi. Siete veramente brutti. Ci dispiace, purtroppo i personaggi questi sono cattivi di... Che cosa siete? I cattivi di Batman. Venite. Ah, loro sono i cattivi di Batman. Lei è Catwoman però. Catwoman. Vieni Catwoman. Altri pezzi che ci mancano, pazzi, che sono c'è tutta Gotham City. Esatto. Ah, e la Batmobile? Magari. No, soprattutto, ma Batman dove sta? Se lo prendiamo lo uccidiamo. Come vi chiamate? Io sono Bane. Spaventa passeri. Pinguino. Catwoman. E lei fa parte di voi? Sì, che sei tu? Poi sono Ivy. Grazie, salutate Batman. Ciao. Tu sei più grandicello, mi puoi rispondere, eh? Che cosa rappresenta per te il carnevale, anche se non ti sei mascherato? È una cosa di festa. Come una cosa di festa? E che devo dire? È uno stato d'animo, rappresenta felice. La libertà, la felicità. C'ho due a scuola, tengo due comportamenti a scuola. Andiamo bene. Ma quando ci sta vicino a te? Ma voi, cioè, guardate ragazzi, c'è la televisione, guardateli, dite ciao. Dite ciao. Ciao. Grazie, ci avete fatto un piacere. Veramente? Che cosa siete? In caso di pioggia fulminato. Così mi hanno detto. Tutti fulminati? No, solo io. E lui chi è? Un animale in gabbia. Ah, ma siete un gruppo che si è formato? Lui è il capitano della crociera, Tommaso Martelletti. Capitano, il fulminato, l'uomo in gabbia, lei? Bene. Grazie ragazzi, bravi, ciao.
com'è bello trovare queste allegre famiglie che festeggiano il Natale, no, il Carnevale. Insolito però, perché a volte non si mascherano. Comunque, la piccolina da cosa si è mascherata? Fateci vedere. Shh, che si sa, amore, attenda che arriva il lupo. Copriamo. Poi, tu sei il ninja e tu sei? Moschettiera. E perché sei triste? Moschettiera. Ma tu sei grande, tesoro, devi andare in giro con gli amici tuoi a schiumare con i quella. Vai, staccati dalla famiglia. Ciao papà, ciao mamma. Ma quanta cultura che c'è qui a Pontecorvo, voi siete un quadro. Certo, noi abbiamo scelto di rappresentare questo quadro storico in quanto prima di tutto volevamo rappresentare qualcosa di diverso, qualcosa di caratteristico, e quindi abbiamo scelto il quadro di Klimt, qualcosa che non abbiamo mai visto personalmente in questa città. E l'abbiamo scelto perché, dato che il carnevale sta ricominciando in questa città, è per noi ricominciare dalla cultura, dall'arte, la base stessa di un carnevale che sta rinascendo e riprendendosi in questa città. Viva questi ragazzi! Viva la cultura! Presidente del comitato tecnico di questa 64esima edizione del Carnevale di Pontecorvo. Ecco, ci vuoi dare un giudizio tecnico su quello che hai visto? Ma guarda, ti posso dire che la qualità e il livello dei carri si è alzato in maniera stratosferica, perché questo nuovo percorso, questo nuovo circuito ha dato la possibilità ai carristi di sbizzarrirsi con le misure e soprattutto con i movimenti, perché abbiamo visto movimenti come sono stati fatti qui in centro cittadino non si sarebbero mai potuti realizzare, per cui dico che forse abbiamo visto bene a scegliere questo circuito, questa possibilità, e il livello si è alzato in maniera enorme, quindi la qualità è superiore, assolutamente una qualità superiore, dovuta anche, come dici giustamente tu, dal percorso, ma io direi anche dalla bravura di questi carristi pontecorvesi, no? Ma i carristi erano bravi anche l'anno scorso, l'importante è che l'anno scorso non avevano la possibilità di fare carri e movimenti come è nelle loro possibilità, insomma, ecco. Abbiamo visto i movimenti di vario tipo, ecco, vogliamo spiegare tecnicamente, perché tu sei un genio di queste cose, no? Come avvengono questi movimenti? Ma ci sono movimenti di tre tipi, c'è il movimento manuale, che è quello che si è sempre fatto, poi piano piano si è passati ai movimenti idraulici, e poi addirittura adesso si pensa anche ai movimenti pneumatici, quindi quelli ad aria, che permettono una velocità maggiore, però ecco, maggiormente sono idraulici, quindi con i pistoni ad olio, oppure manuali, e ti permette qualsiasi cosa, insomma. Ecco, un'altra cosa per concludere, Roberto, queste rifiniture particolari che non si vedevano negli altri anni, cioè delle somiglianze veramente incredibili. È la bravura che esplode sempre di più.